Catastrofe da 100 milioni, la conta dei danni in Veneto, Zaia, vigneti del Prosecco a terra, frutteti funestati nel Veronese e orti distrutti nel Veneziano. Apriamo la rassegna stampa di oggi, mercoledì 26 luglio, con la conta dei danni nel territorio veneto e anche nel territorio della provincia di Belluno. Parliamo infatti dell'emergenza climatica. E il presidente Zaia parla appunto di una catastrofe da 100 milioni. Il governo ci aiuti, questo l'appello del Presidente del Veneto, e c'è anche un lungo approfondimento dalle pagine 2 a pagina 11 del Corriere delle Alpi. L'approfondimento parte con questa intervista al Presidente Luca Zaia, che appunto dice che la conta ipotetica dei danni parla di circa 100 milioni di euro. E poi ci sono le pagine appunto che ripercorrono la situazione nel territorio veneto, compresa anche la provincia di Belluno, dando un approfondimento di quanto già riportato dai quotidiani di ieri dopo l'ondata di maltempo che ha colpito il nostro territorio lunedì sera. Alberi sulle linee, blackout nei paesi, raffica di interventi, intanto la Feltrina è stata riaperta. Piogge insistenti, temporali e forti raffiche di vento. Ieri lavori di messa in sicurezza dopo una notte di paura. Ricordiamo appunto che la Feltrina era stata bloccata a Quero. Un duro lavoro per le squadre di Veneto Strade, che hanno potuto riaprire alle 5:50 la strada regionale 348 nel tratto di Santa Maria, dove lunedì sera si era verificata una colata di fango che ha bloccato la circolazione. Un tetto scoperchiato inoltre a Fener con l'intervento dei vigili del fuoco, alberi caduti sui cavi di linea elettrica da 20.000 volte nel territorio di Fonzaso, anche qui sono stati necessari parecchi lavori. E tante le emergenze, camini e tegole pericolanti e altre due case scoperchiate, una quarantina gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto Fratichiana e Feltrino. Anche nella notte, tra lunedì e ieri sono caduti anche degli alberi e le foto mostrano il disastro. Il vento ha fatto danni sui tetti delle abitazioni a Pezza, a Cesio Maggiore, tra Lentai, Mel e Trichiana, la più colpita è risultata la terza, Trichiana, dove si sono registrati danni sparsi, anche se non di grave entità. Un piccolo albero è caduto a Pedavena e a Campo di Santa Giustina, oltre che Carfai e Salzan, le zone colpite dal maltempo. È stata interrotta la pista ciclabile Velluno-Feltre all'altezza del ponte sul Vesesse. E le previsioni per i prossimi giorni: temperature sotto la media, nel cielo torna il sole, ma l'aria sarà più fresca. Ritorna il freddo, oggi lo zero termico scenderà fino a 2.900 metri, ma domani risalirà a 3.009, con una sorpresa, la neve, ma questa potrebbe essere già arrivata la notte appena trascorsa. Un tempo pazzo, dunque, no, normale nella sua anormalità, risponde Thierry Luciani, previsore dell'ARPAV di Arabba, ma anche docente all'Università di Padova. Il tempo va assestandosi secondo l'ARPAV. L'ultimo fronte che potrebbe darci qualche noia è proprio quello di questa sera, diceva appunto ieri pomeriggio. Infatti, ieri sera c'è stato un altro temporale con vento. Oggi ci sarà l'ingresso di aria fredda, forse qualche rovescio, qualche temporale, ma ormai abbiamo la struttura sotto che è subsistente con l'aria fredda. Potrà fare qualche grandinata, qualche forte raffica di vento, però il peggio è passato. Da questa mattina in poi le nubi potrebbero riprodurre un po' di connessione con l'attività comuniforme legata alla presenza di aria fredda in quota, le temperature scenderanno sotto la media e da ieri sera potrebbe arrivare anche qualche nevicata in alta quota sulle cime dolomitiche centro-settentrionali più alte. Questa mattina lo zero termico sarà quota 2.900, poi giovedì pomeriggio risalita e l'aria calda, un po' più timida negli strati alti, potrebbe determinare una nuvolosità cumuliforme media. Ospitale di Cadore, scout sorpresi dal maltempo, il comune trova loro un rifugio. Il maltempo si è fatto sentire in maniera pesante anche sul territorio di ospitale, costringendo un gruppo di scout in transito lungo i sentieri della zona a chiedere aiuto. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì. E c'è poi la preoccupazione per l'agricoltura. In ginocchio in Valbelluna, per
perso il 60% della produzione di vigneti, orticole e mais. L'allarme di Coldiretti e Confagricoltura, annata complicata. Ovviamente anche le coltivazioni sono state pesantemente danneggiate, perso il 60-70% della produzione, dagli ortaggi alle viti, dai piccoli frutti in serra al mais. Michele Nenz per Coldiretti ricorda che il vento insieme ai chicchi di grandine hanno portato via la parte superiore delle piante per quanto riguarda la produzione di mais, impedendone così lo sviluppo. Gli imprenditori sono sconsolati, è impossibile difendersi da questi fenomeni. Ci sono le testimonianze appunto di alcuni imprenditori agricoli, il 50% della produzione di quest'anno perse, qualche problema non escluso che potrà esserci anche per le piante l'anno prossimo. Allarga le braccia sconsolato Alex Limana, viticoltore di Borgo Valbelluna. La grandine molto fine, insieme al vento forte, ha fatto il disastro tra i miei vigneti di proprietà resistenti a zottier. Tutta la parte alta del vigneto è stata completamente spazzolata via dal vento, rimanendo senza foglie, oltre che provocando dei danni ai grappoli. Se l'anno scorso la siccità ci ha fatto perdere un 20% di produzione, quest'anno siamo a meno 50%. Quindi grande preoccupazione per il settore agricolo. Andiamo avanti con la lettura del Corriere delle Alpi, lasciamo da parte la pagina che riguarda il maltempo e andiamo a vedere quello che è l'aggiornamento che riguarda la strage di Santo Stefano di Cadore. Parliamo di Angelica Utter che ha lasciato l'ospedale ed è tornata in carcere. La 31enne tedesca è rientrata alla Giudecca dopo il periodo passato in psichiatria, aspetta l'arrivo del fratello Martin, articolo di Gigi Sosso. Angelica Utter è tornata in carcere, la 31enne tedesca, indagata per l'omicidio stradale plurimo di Santo Stefano di Cadore, ha lasciato il reparto di psichiatria dell'ospedale civile di Venezia ed è rientrata nella sua cella alla Giudecca. La fase più critica dello shock post-traumatico è passata e i medici dell'Ulstra Senilissima hanno ritenuto che la donna sia in grado di sopportare il regime detentivo, magari con l'aiuto di un'adeguata terapia farmacologica. Dire che stia meglio con le morti di Marco e Mattia Antoniello e Maria Grazia Zuin sulla coscienza è azzardato. Certo, prima o poi la degenza doveva finire. I sanitari potrebbero anche aver riformulato una diagnosi sulle condizioni della paziente, ma se l'hanno fatto appartiene alla sfera privata. Con l'aiuto di un interprete di lingua tedesca, che non è servito a niente né il 10 luglio, giorno della convalida dell'arresto a Valdenic, né la settimana dopo, quando la donna si avvalse della facoltà di non rispondere, davanti al GIP Enrica Marson e al pubblico ministero Simone Marcon. Non era capace di ricostruire in maniera fedele e coerente la strada di giovedì pomeriggio nel centro di Santo Stefano di Cadore. Ora gli avvocati dovranno concordare una strategia difensiva e appunto la donna è tornata in cella, è tornata al carcere della Giudecca. Continuiamo, ci spostiamo alle prime pagine di Belluno e leggiamo quella che potrebbe essere una buona notizia. Siamo a pagina 18. Primo mattone per Investi Scuola, 250.000 euro dal consorzio BIM. L'ente stanzia le prime risorse, la provincia cerca altri fondi, l'abbonamento modulato in base ai chilometri o all'ISEE. Arriva dal consorzio BIM la prima risposta concreta per Investi Scuola. L'abbonamento a prezzo unico e calmierato per tutti gli studenti delle scuole superiori della provincia di Belluno è a rischio, se ne era parlato già nei giorni scorsi. Il Fondo Comuni Confinanti non può più finanziarlo e per essere attivato anche il prossimo anno scolastico il progetto dovrà contare esclusivamente sulle forze della provincia e del consorzio BIM Piave, con un aiuto anche da parte del fondo Welfare. Ieri l'assemblea del BIM ha stanziato i primi soldi, 250.000 euro, qui si aggiungono 250.000 euro, di cui 80.000 nel bilancio 2023, 150.000 in quello 2024, a cui si aggiungono 20.000 euro di avanzo annualità precedenti. Abbiamo dato il nostro contributo, spiega il presidente del Consorzio dei Comuni, Marco Stanuovo Polacco. Anche la provincia sta lavorando, da tempo ci confrontiamo per trovare una soluzione al problema del finanziamento di Investi in Scuola. Entro Ferragosto ci ritroveremo per fare il punto della situazione. Basterebbero 6-7 mila euro per riuscire a garantire Investi in Scuola, progetto però che sarà necessario rimodulare. E intanto agli studenti del Cadore ci pensa l'Unione Montana che stanzia 80.000 euro per Investi Scuola. I soldi verranno utilizzati dal
dagli studenti cadorini per coprire parte del costo dell'abbonamento al trasporto pubblico. Continuiamo la lettura, andiamo a vedere un fatto accaduto a Belluno martedì sera, quindi ieri sera. Dipendente Lidl aggredito da un papà arriva alla volante. Il lavoratore avrebbe sfiorato tre ragazzi con la lucidatrice, l'episodio davanti ad alcuni clienti che facevano la spesa. Aggredito dal papà che era rientrato nel market per riscattare il presunto affronto fatto al figlio. È dovuta intervenire una volante della polizia ieri sera al supermercato Lidl di via Vittorio Veneto. Erano le 20:30 circa quando la pattuglia ha ascoltato il malcapitato dipendente che si era ritrovato steso per terra lungo una delle corsie del market. La storia ha origine nel pomeriggio quando alcuni ragazzi, un gruppetto di tre giovani per la precisione, era entrato per fare acquisti. Alcuni clienti li hanno visti girare fra i bancali del discount e qualche altro cliente li ha segnalati ai dipendenti per un fare pressoché sospetto. Il dipendente stava facendo su e giù per il capannone con la lucidatrice per sistemare i pavimenti e ripulirli, considerato che può capitare che diventino piattaforme di atterraggio di bottiglie, di liquidi ed altro. Con il macchinario è anche passato vicino ai tre ragazzi, evidentemente si sono sentiti presi di mira, se uno di questi, tornato a casa, ha raccontato ai genitori che il tipo lo aveva quasi investito e che aveva ricevuto una presunta testata. Da qui la richiesta di spiegazioni che è andata un po' troppo oltre qualche ora dopo. Il giovane in questione è tornato al supermercato spalleggiato dal papà che ha avuto da ridire con il dipendente. Il genitore ha messo in atto un vero e proprio battibecco che ha superato i limiti, una spinta e il dipendente è finito per terra tra le corsie. Nulla che avesse necessità di pronto soccorso, ma il gesto ha spaventato un po' tutti, clienti e colleghi di lavoro. Una signora mi ha avvertito che c'era il mio collega a terra, spiegano dalle casse, praticamente i due l'avrebbero colpito alle spalle una volta che si è girato. È stata quindi chiamata la volante della questura che ha preso a verbale tutto quanto. Spostiamoci a Feltre. Si sente male nella stalla, grave agricoltore di Vellai. Il malore, mentre ogni mattina, come ogni mattina, stava accudendo i suoi animali, è stato trovato a terra da un rappresentante ed eli trasportato a Treviso. Un malore improvviso mentre, come ogni mattina, stava lavorando nella sua azienda. La comunità di Vellai è in grande apprensione per le condizioni di Cristian Dalla Palma, agricoltore di 45 anni. L'uomo si è sentito male ieri mattina e, soccorso dal 118, è stato portato in gravi condizioni all'ospedale di Treviso, dove ora si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Come ogni mattina, l'uomo stava lavorando nella sua azienda agricola. Dopo aver svolto i consueti lavori mattutini, si era recato nella stalla per accudire il proprio bestiame. Lì all'improvviso si è sentito male. Difficile stabilire l'orario del malore. Fatto sta che l'agricoltore è stato trovato riverso a terra poco dopo le 10, quando un rappresentante, che era arrivato nell'azienda per proporre degli acquisti, ha varcato l'ingresso della stalla e ha trovato il 45enne esanime a terra. L'uomo non si è perso d'animo e ha subito allertato i soccorsi. Sul posto, in pochi minuti, è arrivata l'ambulanza dell'ospedale Santa Maria del Prato. Pochi istanti, i sanitari si sono resi conto della gravità della situazione. L'uomo, Cristian Dalla Palma, è stato trasportato all'ospedale di Treviso, dove si trova in prognosi riservata. Le sue condizioni sono definite gravi dai medici che lo hanno preso in cura. Spostiamoci e andiamo a leggere qualche notizia, sul, Gazzettino. In questo caso parliamo del Nevegal, c'è un annuncio del sindaco Oscar De Pellegrin, il Nevegal sarà frazione, ora parte l'iter, poi gli incontri. Il progetto di rilancio illustrato dal sindaco De Pellegrin passa per il riconoscimento di quartiere e per molti progetti. Il Nevegal è un tema scottante da oltre 20 anni per il comune di Belluno. Oggi ogni amministrazione che si insedia a Palazzo Rosso negli ultimi anni ha dovuto farci i conti. Ma qual è l'impostazione che vuole dare l'attuale amministrazione? Ne parla il sindaco Oscar De Pellegrin. Al progetto di frazione tenevamo molto, spiega il sindaco, e rientra nel nostro programma elettorale. Il Nevegal deve diventare frazione a pieno titolo. L'idea è avere una stretta collaborazione con i cittadini, incrementare il loro coinvolgimento. Saranno proprio le persone a dare indicazioni all'amministrazione su quali siano le emergenze a cui cercare di far fronte. Ormai siamo pronti, abbiamo lavorato in questi mesi per predisporre la documentazione e quindi dovrebbe essere un traguardo che si raggiungerà a breve, dice il sindaco. E appunto continua dicendo
che, come si immagina Nuovo Nevegal, siamo convinti che debba diventare una località turistica di riferimento per le famiglie, non solo quelle bellunesi. È un luogo che si adatta benissimo al tempo libero, allo sport, a qualsiasi tipo di attività dedita al relax. Cercare di svilupparlo tutti insieme, quindi con l'aiuto della regione che si è messa a disposizione, è nostro compito. Continuiamo la lettura, andiamo in Alpago, emergenza lupi, sindaci in prima linea. I primi cittadini alpagoti hanno incontrato i colleghi trentini della Val di Sole valutando le strategie future. Gianluca Dal Borgo per Chiesa, Alberto Pettere per Alpago e Sarabona per Tambre dicono: dobbiamo tutelare la nostra terra. Sarà la politica locale a salvaguardare l'Alpago dal lupo. Ne sono convinti gli amministratori della Conca che nelle scorse settimane hanno incontrato gli amministratori della Val di Sole e il presidente del comitato insieme per Andrea Papi. Dalla Conca bellunese sono saliti in Trentino il sindaco di Chieschi, Gianluca Dal Borgo, il suo omologo di Tambre, Sarabona, e per il comune d'Alpago il consigliere Riccardo, mentre la comunanza delle regole dell'Alpago era rappresentata dal presidente Franz Zanne. Appunto, è stato fatto il quadro: lupo e orso sono specie che godono della protezione prevista dalla direttiva europea Habitat del 1992 e si è ripercorsa quella che è la situazione attuale. È stato fatto il punto su quanto sta accadendo in Alpago nell'ultimo periodo, negli ultimi anni. L'arrivo del lupo porta a buttare via una storia fatta di lavoro, sacrificio e impegno, ha detto Alberto Peterle, sindaco di Alpago e presidente dell'Unione Montana Alpago. Il primo pensiero va ovviamente al lavoro degli allevatori. Gli amministratori hanno deciso di mettersi insieme, di creare una sinergia anche con gli amministratori della Val di Sole e si è parlato di un documento che verrà portato avanti e con cui sarà lanciato appunto l'appello e si cercherà di avere una tutela maggiore. Torna al treno Roma-Calalzo, ma la rete elettrica si ferma a Polpette. È stato presentato il progetto Treni Turistici, dovrebbe partire già a dicembre, ma da Ponte in su si va solo col diesel, si legge in questo articolo. Da Napoli arrivano i primi sussurri sul teorico ripristino dello storico treno Roma-Calalzo, che venne cancellato nel 2011 dopo una lunga carriera iniziata per le Olimpiadi di Cortina d'Ampezzo del 1956. La notizia è stata data l'altro ieri dall'amministratore delegato di Treni Turistici Italiani, Luigi Cantamessa, nuova società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nel corso di una conferenza stampa tenutasi al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa a Napoli. L'idea di farlo partire già da dicembre con cadenza periodica. C'è però da dire che la linea sarà discontinua. Un dettaglio di non poco conto: la ferrovia è elettrificata solo fino alla stazione di Ponte nelle Alpi. Questo significa che per raggiungere Calalzo di Cadore, come nelle intenzioni del progetto Treni Turistici, bisognerebbe cambiare convoglio viale elettrico per passare alla trazione diesel. E con questo articolo andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi. Vi aspettiamo anche, come sempre, domattina puntuali sulle frequenze di Radio Piave e sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell'Amico del Popolo. Intanto buon mercoledì, buona giornata, grazie a tutti per l'ascolto e a prestissimo. Arrivederci.